Dell'arte, il nuovo corso di storia dell'arte di Agostini che affronta lo studio della materia in modo nuovo e originale. Un corso autorevole con una struttura lineare che aiuta a organizzare lo studio. Dell'arte è pensato come una guida che accompagna gli studenti nel viaggio tra le meraviglie della storia dell'arte. Il percorso è concepito come un'esplorazione, una continua scoperta del senso dell'arte che stimola la curiosità di chi apprende. Un corso autorevole, ma insieme chiaro e accessibile, che affronta lo studio della storia dell'arte in modo nuovo. Le pagine, ricche di immagini, sono organizzate secondo uno schema espositivo ricorrente dal primo all'ultimo volume. Ogni volume è suddiviso in sezioni, capitoli e lezioni, una struttura costante che aiuta a razionalizzare lo studio. Nell'apertura di sezione, una linea del tempo inquadra i principali avvenimenti e presenta le opere più importanti dell'epoca. Le pagine introduttive illustrano i caratteri generali, storici e culturali del periodo in cui si sviluppano le correnti e i fenomeni artistici analizzati nei capitoli. Ogni capitolo si apre con la presentazione dei caratteri generali del periodo, il quadro storico, politico, economico e sociale dei contesti in cui si realizzano le principali forme di urbanizzazione, architettura e arti figurative. Una carta storico-geografica e il riquadro riassuntivo Il contesto sintetizzano visivamente il periodo e le principali novità in architettura, scultura e pittura. L'organizzazione a schema ricorrente e la sequenza fissa caratterizzano anche la struttura interna di ogni capitolo. Dopo i caratteri generali, seguono nell'ordine le lezioni di città e territorio, architettura, scultura, pittura. Ogni lezione è connotata da un colore diverso per aiutare lo studente a orientarsi nel viaggio di scoperta. Le pagine dedicate all'urbanistica, riconoscibili per il colore verde, sono ricche di piante, carte e fotografie aeree che permettono di comprendere lo sviluppo dei differenti insediamenti umani. Quelle dedicate all'architettura, contraddistinte dal colore giallo, sono sempre accompagnate da disegni e schemi ricostruttivi. Le pagine dedicate alla scultura sono contrassegnate dal colore blu. Quelle dedicate alla pittura dal rosso. Ogni opera viene presentata attraverso la descrizione e l'analisi storica e formale, ma anche interpretata e, importante elemento di novità, spesso confrontata con altre opere del passato o del presente. I box confronto mettono in relazione l'opera analizzata con un'opera coeva vicina o lontana nello spazio e nel tempo. I box persistenze sottolineano la continuità e la persistenza attraverso i secoli di particolari caratteri iconografici o motivi simbolici. I box tecniche si soffermano sulle caratteristiche principali delle tecniche che hanno rivoluzionato il fare artistico. Altri box di carattere generale approfondiscono temi e argomenti di carattere storico, sociale e culturale legati all'argomento. Anche le pagine dedicate agli artisti presenti nelle lezioni seguono lo schema ricorrente e sono caratterizzate in colore. Il box Biografia traccia i momenti salienti delle vite degli autori ed elenca le principali opere analizzate. In ogni capitolo, i box didattici aiutano lo studente a fare il punto e a raggruppare le idee chiave. La sintesi visiva finale illustra i punti salienti degli argomenti, permettendo così allo studente di razionalizzare lo studio della materia. La descrizione, l'analisi e l'interpretazione di alcune delle opere più importanti e dei cicli pittorici e scultorei di grande interesse storico-artistico sono presentate con immagini di grandi dimensioni, corredate da molti particolari e schemi compositivi, e sono condotte con una speciale attenzione nei confronti del valore attuale dell'opera, in campo formale, simbolico e concettuale. L'attenzione e la curiosità di chi apprende vengono sollecitate attraverso accostamenti inediti, itinerari sul territorio, approfondimenti interdisciplinari e approfondimenti su temi trasversali, come la bellezza, la morte, il potere, che caratterizzano il mondo dell'arte dalla preistoria a oggi. Gli itinerari consentono di mettere meglio in relazione le opere d'arte con i territori in cui sorgono o sono conservate. I temi e le persistenze mettono in luce la continuità nel tempo di determinati motivi iconografici e simbolici.
Il laboratorio finale è un esempio già sviluppato di compito di realtà, specificatamente dedicato all'educazione civica e all'arte. Coinvolge le competenze digitali e permette di lavorare sulla conoscenza e sulla valorizzazione dei beni artistici del proprio territorio. Completano il corredo i due quaderni Strumenti e metodi per la lettura delle opere d'arte, dotati di approfondimenti e materiali utili per l'analisi delle opere figurative e architettoniche per il disegno, e il quaderno CLIL con percorsi in lingua inglese su periodi e temi dell'arte. Per il docente, la guida offre materiali di approfondimento, percorsi per la didattica digitale integrata, mappe di sintesi, schede di verifica e soluzioni. L'importante corredo digitale permette di approfondire numerose altre opere, singole e a confronto. Comprende anche presentazioni PowerPoint di ogni capitolo, galleria delle immagini delle opere di tutti i capitoli, immagini a 360 gradi che permettono un'esperienza di esplorazione immersiva dell'opera, videoanalisi delle opere più importanti, videosintesi che aiutano lo studente a ripassare gli argomenti dei capitoli, mappe di sintesi e test autocorrettivi. Completa l'ambiente educativo digitale il portale De Arte per accedere alla grande galleria delle opere con migliaia di immagini di alta qualità e il blog Dea Live Arte con contributi di docenti e storici, nuove idee e spunti per una didattica attiva. Thank you.